Miei cari confratelli salesiani, mia cara famiglia salesiana, amici e amiche di Don Bosco nel mondo, o tutte quelle persone che possano trovare questo messaggio nella rete, dove sia, per tutti voi un grande saluto con tanta cordialità, con affetto, per dirvi buon Natale e un felice anno nuovo 2017. Sono veramente contento di salutarvi e di invitarvi a prendere coscienza di questa realtà incredibile e meravigliosa che è il Natale. Significa per noi credenti, cristiani, cattolici, che veramente il Dio che ama l'umanità ha questo amore così tenero, così delicato, che ha voluto di inviare il suo figlio tra di noi. E ha cercato anche una mamma molto speciale, Maria di Nazareth. E dico di più, ha cercato anche una famiglia, come ho detto già questo anno, una famiglia per umanizzare il suo figlio. Questo mi sembra bellissimo. È per questo che il mio invito a tutti voi in questo Natale è precisamente di fare tutto il possibile per crescere in umanità. Cari amici, cari amiche, veramente credo che abbiamo bisogno nel mondo di crescere in umanità. Sono tante le guerre, è tanta la violenza e questo non è il progetto di Dio per noi. Allora cercheremo e cerchiamo di fare qualche cosa bella in questa Natale per crescere in umanità, perché crescendo in umanità troviamo veramente come Dio vuole fare il suo progetto per ciascuno di noi. Per ultimo, vi invito veramente non soltanto a vivere con una vicinanza a quelli più bisognosi, dovremmo farlo, ma vi invito a pregare per tante guerre. Pregare, lo sappiamo bene, per il dolore di tanti, per esempio nella Siria. Pregare per questi 27 posti dove oggi, in questo momento, alle porte del Natale, ci sono le guerre nel mondo. Vi invito anche, alcuni lo saprete sicuramente, a pregare per il nostro confratello salesiano Thomas, da 8 mesi sparito. E vi invito a tutto questo perché sono convinto che nel vivere questa umanità, nel crescere in questo senso, nel veramente vivere una fraternità sempre più grande, quando lasciamo che Dio possa abitare i nostri cuori, anche oggi si fa il grande evento del Natale. Anche per noi oggi e sempre sarà Natale, presenza del Dio amore. Tante grazie a tutti voi, buon Natale, felice anno nuovo.